suggerirmi come devo vestirmi. Gli amici possono suggerire dei componenti di abbigliamento che poi possono essere comprati con un solo click, ma vengono inviati da diversi e-commerce. E anche questo mi sembra diciamo, uno strumento potente e molto interessante di incremento dell'e-commerce. Ok, quindi andando verso la chiusura. Prego. 3 punti. Le note 4P sono ancora valide per noi, per me e Alessandro. Le 4P del marketing sì, sono ancora valide, ma ci sono una serie di trend da tenere sott'occhio. Ad esempio, tutti i social. 2. Se sei una piccola media impresa, hai degli strumenti in più. Okay. Soprattutto è chiaro che difficilmente la PMI può andare subito a co-creare il prodotto con i propri fan, con i propri clienti, però sicuramente per quanto riguarda, oppure ad abbassare i prezzi in quel modo, però per quanto riguarda la promozione e la distribuzione, l'utilizzo ad esempio di aggregatori, è una cosa assolutamente fattibilissima alla portata di tutti e con davvero delle barriere d'accesso all'utilizzo di queste strategie molto 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 basse. 3. I mercati sempre di più, aggiungiamo io Ale, sono conversazioni dal 96 fino ad oggi. Prego. Grazie. Okay. Se ci sono domande. Ok, speriamo che la presentazione sia stata per voi interessante e che vi abbia suscitato delle domande del tipo ma cosa ci posso fare io con tutto questo? Quindi, se sì, ovviamente tutte le domande sono benvenute, sia adesso che dopo, insomma, fermateci e chiedeteci. C'è qualche domanda? Di solito non è un buon segno. Va bene, allora interpreterò questo sentimento. Posso rispondere io? Allora, riepilogo la domanda. Cristiano dice, provo a riepilogare velocemente, questi strumenti danno, soprattutto per come li presentiamo noi, alle aziende un'impressione di controllo molto forte sia sulle attività delle singole persone, sia per indurre dei comportamenti delle singole persone. Perfettamente. Allora, assolutamente sì. Secondo me, la mia personale opinione è che il marketing non abbia nessun telecomando sugli utenti e nessun potere diretto, immediato, di influenzare il comportamento di un utente. Giuro. No, allora. Diciamo che, secondo me, appunto, l'utente ha... No, vabbè, chiaramente tutto il nostro lavoro è volto a cercare di costruire un'immagine, costruire un'opinione e in qualche modo a favorire delle intenzioni d'acquisto, se no il nostro lavoro sarebbe inutile e non esisterebbe. Dopodiché, dal mio punto di vista, anche dal mio punto di vista come utente, io sono convinto che le persone decidono comunque con la loro testa, e che ovviamente il marketing non è un telecomando che ha la possibilità di far comprare o non far comprare, ecco. Anzi, nel caso dei social, probabilmente la possibilità in più che abbiamo è quella di un'interazione reale con le persone, quindi di chiedergli cosa vogliono e dargli cosa vogliono,
a beneficio di tutti e del sistema complessivo. Giungo su una cosa velocissima. Push delle idee. Sì, c'è, esiste, ci credo, l'abbiamo visto. Secondo me funziona tantissimo sui vecchi media, sui broadcast. Oggi, secondo me, sta cambiando la comunicazione, il marketing, ma sta cambiando tutto, sta cambiando anche il prodotto e l'azienda. Oggi, quando... cioè, se io vado a disegnarmi la maglietta, e la mia maglietta piace a me, a Ale, a voi due, a altri tre, noi ci siamo disegnati la nostra maglietta e la gente ce la produce. Quindi, per quello dico, è diverso, cioè, cambia proprio anche il prodotto. A me piace, diciamo, ragionare in... piace ragionare in quell'ottica, in un'ottica, quindi, dove l'impresa, dove le organizzazioni davvero sono aperte a collaborare, quindi, con le stesse persone per produrre prodotti migliori e per non andare a rompere le scatole. Ad esempio, io faccio gli sci a uno che gioca tennis. Questa è un po' la mia idea. Quindi tolgo quell'aspetto martellante che ha l'advertising. Grazie. Andiamo avanti, probabilmente abbiamo già superato un intervento. Esatto, Jacopo. Andiamo a parlare di Jacopo Romei, di Ideato. Ha conosciuto, vabbè, Jacopo prima sulla rete. No, prego. Una domanda molto semplice. Lui finiva, io sono arrivato in Italia, mi scuso, certo. Finiva la frase che i mercati sono sempre più conversazione. Assolutamente. Scusa, l'avrete forse detto, perché non sono sempre più comunicazione? Perché conversazione sui social media. Perché sempre più. Io parlo, però quando se dico il mio prodotto è buono, il mio prodotto è bello, gli altri hanno preso il mio prodotto, l'hanno provato e non è così. Inizia una conversazione, si spera anche che il cliente magari si... Stai facendo l'informazione. No, sì. Allora, vabbè, ovviamente era una citazione, senza un'opportuna spiegazione forse poteva non sembrare sensata. La comunicazione non è mercato, la comunicazione è comunicazione. È comunicare delle informazioni e cercare di promuovere. Il Clutterin Manifesto, che è un libro del 96, che dice, di colpo, 96, c'è internet, i mercati sono conversazioni. Perché sono conversazioni? Perché nel mercato, dopo internet, gli utenti hanno talmente tanto potere conversazionale di poter parlare e costruire da soli la propria comunicazione, che la comunicazione tradizionale, top-down, fatta dall'azienda, fatta dall'agenzia, diventa a volte anche totalmente irrilevante rispetto alla conversazione, quindi alla comunicazione che avviene in maniera orizzontale per gli utenti. Ecco. E questo è il nodo che permette poi tutto il nostro lavoro. Ok. Dicevo, Jacopo Romei Ideato, lo seguivo prima in rete, ho avuto la possibilità di conoscerlo a Milano, in una conferenza che c'era a Piazza Affari, e il suo intervento in un giorno che era abbastanza grigio, abbastanza... legato, ok? Il suo intervento è stato proprio un raggio di luce, sia per freschezza che energia. Oggi cosa ci parla? Ci parla ha un intervento che si dà il titolo Lo sviluppo è già il prevedibile. Prego, lascio poi a te la parola. Ecco, abbassate le aspettative, prendete 5 minuti per fare training ad ossigeno. Metti iniziare e iniziare. Ciao.
Allora, mi è stato chiesto e proposto, e io ho accettato ben volentieri di fare questo talk sullo sviluppo agile, sui social media, sul business online, eccetera, eccetera. Allora ho pensato di fare un talk sul fatto di cominciare a smettere e di smettere di iniziare a fare cose nuove. Adesso cercherò di spiegarmi. Vai. Dunque, io sono un coach agile dal 2005, mi occupo di metodologie di sviluppo e di anche product design sui miei scenari. Non sono assolutamente un marketarolo, sono uno sviluppatore come background, mi piace di essere qui tra voi oggi. Quanti sviluppatori ci sono in sala? Comunque pochi. Ma va bene così, lavoro che ho ideato, sono l'autore di un libro sul PHP che quindi non vi consiglio, come dissi una volta. Sono un membro, un sostenitore del web di Brescia, chiaramente non sono di Brescia, non so se vabbè, ho un blog e un account Twitter, se no chi sei? Dunque andiamo avanti. Dunque, il concetto del business fondamentale è il ritorno di investimento. Qualunque altra cosa, se stiamo parlando di aziende, è secondario. Per cui anche quando stiamo parlando di brand, di comunità, di scenari di comunicazione, se stiamo parlando di aziende, anche quelle a cui volete più bene, anche quelle da cui vi siete più coccolati, loro stanno per fare i soldi sui vostri soldi. Ok? Ed è un po' la regola del mercato, per cui in realtà anche noi, se vogliamo fare business, dobbiamo farlo pensando a come fare denaro, nella maniera poi che preferiamo di più, per cui rientra in gioco l'etica anche, spero, e altre cose come i mezzi per farne di più e gli errori per farne di meno. Sono un nerd, quindi mi piace un po' la matematica, non troppo, e quella giusta, e diciamo che non c'è bisogno che vediamo esattamente cosa significa, semplicemente il valore di investimento nella sua formulazione più banale è semplicemente il valore che ho alla fine dell'investimento meno il valore che ho all'inizio dell'investimento, il guadagno. Ce lo insegnavano così una il valore finale meno il valore iniziale diviso il valore iniziale, il che significa che, se vi ricordate qualcosa sulle frazioni, significa che più è alto il valore finale dell'investimento, più sarà alto il ritorno di investimento, ma se noi abbiamo lo stesso guadagno e per un investimento iniziale molto alto, il valore di ritorno di investimento è basso. Dubbi? Perfetto. Quindi significa che, paralmente, se io ottengo 2 euro di guadagno su 100 euro, sarà un investimento di una certa qualità, se ottengo 2 euro di guadagno su 1000 euro di investimento, è chiaro che l'investimento è di qualità peggiore. Ad oggi non ci serve di sapere altro. Perché il ritorno all'investimento può essere formulato anche in maniera più complicata, perché potremmo tirare in ballo il fatto che un euro guadagnato oggi vale di più di un euro guadagnato dopo domani, no? Nel senso che ci sono i valori di cassa, c'è un valore dopo domani. Andiamo avanti. Facciamo una demo. Fai il Google Doc. Allora, questo è un Google Doc. Mi spiace, non avevo pensato che effettivamente potevano esserci più di 6 file, quindi è un test per l'oculista. Scusate. Dunque, la questione è, abbiamo un sistema, un'applicazione, un software da sviluppare e abbiamo delle funzionalità che ho con fantasia estrema chiamato A, B, C, D e F. Sono queste, tranquille, sono pochi numeri. E abbiamo ipotizzato un valore per ognuna di queste funzionalità. Abbiamo ipotizzato un tempo per realizzarle, abbiamo ipotizzato quindi un costo legato al tempo, per cui se ci metto 2 giorni, ore, l'ho lasciato apposta a divisionare così da matchare i vostri gusti, e poi abbiamo calcolato una specie di ritorno di investimento, calcolato secondo la formuletta di prima, per cui quanto mi vale la funzionalità, quanto mi costa di meno, quanto mi costa di più costo. Vabbè, insomma, diciamo, più è alto questo numero, meglio è. Bene, a questo punto bisogna decidere in che ordine sviluppare queste funzionalità. Che, se mi sentirete parlare e citare una user story, user story è il termine con cui noi dello sviluppo agile parliamo di funzionalità. Cercherò di dire funzionalità.